Ciao, sono William Bisacchi di bloginfissi.it. Oggi voglio farti vedere come risolvere un piccolo problema che può capitare in quasi tutte le finestre, ovvero la finestra aperta sia a ribalta che ad anta. In questa posizione è impossibile chiudere la finestra perché la maniglia è bloccata, non può essere più messa in posizione orizzontale e se non sai come fare è veramente difficile, ma il procedimento è molto molto semplice. Quello che non ti permette di girare la maniglia è sempre una falsa manovra, quindi un meccanismo che fa in modo che la maniglia non possa essere girata, ma se la maniglia è già andata fuori posizione, io devo andare a inibire questo meccanismo. Quindi cosa faccio? Prima di tutto allineo dal lato delle cerniere, la tengo attaccata, non in ribalta, poi vado a schiacciare questa falsa manovra e rimetto la maniglia in orizzontale. Quando rilascio la falsa manovra, va sempre a bloccare la maniglia perché questo sistema mi permette di non avere una maniglia fuori fase, che può andare per tante ragioni, per un movimento errato oppure ci si prende dentro accidentalmente. E questo meccanismo qui, se tu hai degli infissi in PVC o in alluminio o in PVC o in legno, è molto probabile che tu l'abbia sotto all'asse della maniglia, quindi questa posizione qua. Non devi fare altro che tenerlo premuto in linea con la ferramenta, in modo che tu puoi girare la maniglia. Se hai un infisso in alluminio, spesso è nella posizione in alta, vicino alla parte superiore della finestra, e sono tutti fatti abbastanza simili. Praticamente loro simulano che quando la finestra va a chiudere, la finestra sente il suo telaio e fa in modo di aprire e chiudere la maniglia. Ti può succedere anche di avere la maniglia chiusa, sempre bloccata, e tu non puoi chiudere la finestra. Stesso procedimento, schiacci la falsa manovra. In contemporanea gira la maniglia sempre a posizione orizzontale a finestra aperta in modo che poi puoi andare a chiudere la finestra. Voglio farti vedere anche nel caso di un infisso in alluminio sciucco la linguetta che devi schiacciare è questa qui su in alto. Devi tenerla premuta sempre per andare a simulare il telaio che preme nell'anta. Quindi quando preme muovi la maniglia, quando invece non è premuto, la maniglia è bloccata. Vado a tenere premuto e in contemporanea giro la maniglia e a quel punto la finestra ritorna funzionante. Un video in questo caso vale più di 1000 parole scritte perché è tutto più semplice da vedere. Spero di averti aiutato. Al prossimo video e continua a seguirci. Ciao!